Perché è importante, credo, penso che anche il generale la veda come me, questa novità su Leopoli, una novità non da poco, cioè le bombe praticamente all'aeroporto di Leopoli, aeroporto tra l'altro fondamentale perché pare che appunto anche tutto il tema esportazione, insomma è un aeroporto in cui e sappiamo bene, perché ce lo racconta Salvatore da tempo, che Leopoli è una città, per carità, che si prepara all'assedio, però è una città in cui si è immaginato fino a pochissimo tempo fa che i russi sostanzialmente non avrebbero avuto nessun interesse ad arrivare, a bombardare, e invece è accaduto. Mi spieghi cosa è successo, Salvatore? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina Lviv si è svegliata con le sirene, ovviamente, come tanti giorni, ma questa volta le sirene sono state l'avviso di un bombardamento reale. È stato bombardato con dei missili probabilmente partiti dal Mar Nero, un'area attorno all'interno del perimetro dell'aeroporto. In realtà è stato colpito, secondo quanto ci dice il sindaco della città, un'area, dei capannoni dove venivano riparati aeroplani, e sarebbe stato colpito anche un deposito di autobus. Io stamattina ho deciso di non mostrarvi una linea dell'orizzonte con un'ormai tenue colonna di fumo, ma sono all'interno di un laboratorio di un artista che non è molto distante in realtà dal luogo dell'esplosione. Ovviamente stamattina siamo andati lì, abbiamo provato ad avvicinarci il più possibile, ma potete immaginare, i checkpoint hanno cinturato tutta l'area. Forse è importante anche per spiegare il racconto di Salvatore dal campo. Dice: qualsiasi carico che trasporta armi in Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. E quindi questo forse spiega una serie di cose capitate nella zona di Leopoli, no? Certo, in generale. Sì. Prego, Salvatore. Certo, Leopoli, come abbiamo detto in questi giorni, è una delle porte d'accesso per le armi, per gli aiuti, ma anche per le armi. I russi lo sanno benissimo, avevano bisogno di fermare questo flusso, di dare un messaggio, lo hanno fatto nei giorni scorsi bombardando il centro di addestramento di Yavoriv a 20 km dalla frontiera polacca, e stamattina hanno deciso di colpire un'area praticamente adiacente al centro, quindi dando un segnale molto 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 forte. Per dirvi, io in questo momento mi trovo all'interno di questa azienda di questo artista che in tempo di pace produce opere monumentali in metallo, e che adesso ha riconvertito la sua produzione producendo cavalli di Frisia, strisce chiodate, insomma, altri elementi. Non armi, ostacoli. Elementi di difesa. Elementi di difesa che servono per bloccare l'arrivo dei mezzi, sostanzialmente. Ma mi diceva, nei giorni scorsi io sono stato qui, c'era una grandissima attività, frenesia, ma mi diceva che oggi ha dovuto interrompere proprio oggi la sua produzione perché non c'è più metallo. I suoi rifornimenti arrivano da Donetsk, perché quell'area, non dimentichiamo che è un'area mineraria molto importante. Quindi per i russi avere il controllo di quell'area non ha soltanto Salvatore, farei militare. Una cosa, io vado un po'...